Una bellissima serata di festa, finalmente i Boschetti Reali ritornano ai Monzesi. Dopo anni di oblio, dove addirittura l'illuminazione era completamente spenta, questa sera, oltre a festeggiare l'illuminazione ritornata, c'è anche una grandissima festa, una bellissima festa, e devo ringraziare tutta l'organizzazione della Cena in Bianco, in primis Lorena Sala, per avermi dato questa bella opportunità di riconsegnare i Boschetti Reali ai Monzesi. Bianco, sinonimo di eleganza in contrasto con il degrado, quindi. Giusto, la luce, il bianco, il bello che si rimpossessa del brutto. Stasera spero che sarà una bellissima serata di convivialità, vedo tantissime persone, il bello della Cena in Bianco è che riesce a coinvolgere persone di tutte le età ed è bello vedere tutti insieme una serata d'estate in un bellissimo posto della nostra città. Vi dico che non è un'occasione unica, diamo il via a una serie di iniziative che vedranno i Boschetti Reali protagonisti. Colgo l'occasione per invitarvi già all'8 settembre con Dante Itinerante, che vedrà l'inferno realizzato proprio in questi luoghi. Siamo giunti alla quarta edizione, ma di che cosa si tratta? Ciao a tutti, siamo qua appunto con la quarta edizione di Cena in Bianco Monza. È appunto la quarta edizione qua a Monza, dopo averla fatta in centro e in piazza Tento Trieste, la seconda edizione in Villa Reale, la terza l'altra anno in Arengario. Quest'anno siamo in una nuova location molto magica e suggestiva, i Boschetti Reali, scelti appositamente perché sono un luogo un po' trade union, un po' strategico, un po' particolare. Un angolo di verde che collega la città alla Villa Reale, alla bellissima Villa Reale. Noi di Cena in Bianco appunto organizziamo una cena, una festa, diciamo così, per la gente. È un evento gratuito, dedicato a tutti voi cittadini. È obbligatorio essere vestiti di bianco e che tutto sia bianco. Ci sono delle meravigliose tavole allestite e tutte le persone si vestono di bianco. Ci si riunisce insieme, si porta tutto da casa. Tavoli, stoviglie, cibo, per unirsi e appunto rendere magico e unico un luogo, per vivere insieme una serata di convivialità e di felicità, di stare insieme, piacere di godere della buona tavola e della cucina. E tra l'altro qui i Boschetti si prestano molto bene perché appunto ci sono delle lunghe tavolate unite, tutte unite, che iniziano con il viale e arrivano fino alla fine, dove le persone hanno proprio modo di stare insieme e di conoscersi.